La politica è lo specchio della distanza della politica rispetto alla realtà cittadina, rispetto allo scandalo che c'è stato sul funerale di Casa Monica. Che cosa sta facendo lei da consigliere comunale per riavvicinare la politica ai cittadini? Innanzitutto bisogna coinvolgere nella consapevolezza, creare consapevolezza dell'esistenza delle organizzazioni mafiose. Con Da Sud abbiamo organizzato e partecipato a tante iniziative in questa direzione, cioè affrontare e combattere il negazionismo. Questo penso che sia il primo passo, cioè fare iniziative come queste nelle scuole, ad esempio, parlarne nei comitati di quartiere, parlarne con i cittadini, anche usando la comunicazione, i media, fare in modo che la barriera di informazione venga superata, perché sembra che non esista la mafia, quindi innanzitutto bisogna nominarla e nominarla pubblicamente. L'altro punto ovviamente è cercare di creare le condizioni per togliere l'esercito di riserva alle organizzazioni criminali. Questo è un punto su cui la politica è un po' in difficoltà, perché non si può combattere la mafia con un governo nazionale che di fatto sta privatizzando i servizi fondamentali, dal mio punto di vista anche precarizzando il lavoro. L'antimafia sociale vuol dire fare il reddito di cittadinanza per i giovani, fare in modo che si combatta la disoccupazione, attivare iniziative di coesione sociale nei quartieri e nella città. Ecco, è anche buon governo del paese.